zombie apocalypse. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti e a tutti. Eccomi qua che sto prendendo un caffè con voi dopo pranzo, perché ovviamente ho mangiato una bella pasta con i piselli, panna e anche carote. E questa è la mia canestra che vi ho fatto vedere, proprio come dire, questa mattina quando ho fatto l'altro video. Non lo so ancora quando lo monterò, aspettate un secondo. E niente, praticamente sto cercando di far vedere questa canestra, che è buonissima e stra nutriente per me, almeno secondo me. Comunque, non è tanto costata poco, perché è caruccia, come vi dicevo nell'altro video, però avevo voglia di mangiarmi qualcosa di sostanzioso, di più buono, di più gustoso, al posto dei biscotti, perché i biscotti tanto non li mangio, visto, tanto volentieri. Quindi la canestra fa il caso mio. Mi tappa anche bene i buchi dello stomaco, compresa la bocca dello stomaco. Quindi ok, ci siamo. E niente, qua sono ancora e sto mangiando, sto bevendo sia un caffè che gustandomi la mia bella canestra. Questa è stata fatta a Luogo Santo, Se mi vedete fissare nel vuoto, perché sto ascoltando la tele, c'è la tele troppo alta anche il sottofondo, quindi ho deciso di farvi la narrazione perché si capisce meglio e almeno non è troppo casinista come video. Quindi spero che questo video vi possa piacere. Se è così, seguitemi anche su Instagram e su TikTok e su Facebook. Vi metto tutti i link in riferimento ai canali a cui io sono attiva, non molto ma appena. E quindi niente ragazze, se vi va seguitemi su TikTok e Instagram. E niente, a parte Facebook e niente, io vi lascio il proseguimento di questo video, spero che vi faccia compagnia. Io vi dico che la canestra ve la consiglio perché è veramente molto buona, e noi ci si becca appunto all'altro video, aspettate il video che vi lascio in sottofondo dopo che vado in un'altra stanza, cioè in camera mia, a parlarvi dei miei profumi e delle mie cose più belle. Ok? Niente. Intanto vi mando un altro video nell'elenco di informazioni, scheda informazioni del video che ricevo io stamattina, ok? E niente, nel frattempo vi dico che ho già finito la canestra e ci vediamo in un altro videoclip a parte, sempre in questo video qua, dove vi faccio vedere che appunto nulla, mi sto finendo la canestra, tutto molto buono, gustosa e niente, che dirvi. Spero che questo video appunto vi possa intrattenere, più che altro non dico essere utile, ma almeno farvi compagnia. E ci si becca appunto a un altro video. Voglio fare una virale, ma non so quando uscirà, quindi attendetemi. Cosa vi stavo dicendo? Che la canestra non fa bene mal di stomaco, mentre altri tipi di biscotti da vino bianco lasciano il tempo che trovano. Questa è strabuona canestra, ve la consiglio davvero di tutto cuore. È cara, vi ribadisco, ma è buona. Lo so che sono troppo ripetitiva, ma questo qua, sto montando un video, lo sto salvando e tra poco sarà online. Non so quando, ma sarà online. Ok? E niente, ed è il video appunto di stamattina. Se vi va di vederlo, io lo sto caricando e poi appena sarà pronto lo pubblicherò diretta sul canale YouTube. Sempre questo canale qua che state seguendo tutte. Ciao, a presto. Allora, rieccomi dunque. Sono qui a fare l'altro video, chiacchiericcio, come questo che faccio sempre io. Niente. Il mio video sta quasi terminando al termine dell'esportazione, del salvataggio, perché, oddio, stavo per farlo cadere. E niente. E quindi ho anche il letto disfatto, ma non ve lo faccio vedere perché non mi sembra il caso, perché poi avete da ridire, quindi non è il caso. E niente, io non lo so, con questo telefono fa molto
è difficile da editare i video. Con questo non tanto, non capisco il perché. Boh. Dovrei montare i video più spesso dall'iPhone e non dalla Galaxy Android, perché fa veramente pietà. Non dire altro. Aspettate un secondo. Ok, eccomi qua. Dunque, ho appena messo la miniatura di video, una miniatura così a caso. Non sono stato fatto lì a fare tante scritte e cose, l'ho fatto così senza troppo essere elaborata. Ho fatto una foto così di copertina e voilà, è fatto il gioco. Non è il massimo, però sinceramente me ne interessa poco delle visualizzazioni, scritte e quant'altro. Chi mi vuole mi segue, chi vuole non mi segue, quindi me ne importa poco. L'importante è che mi diverto, perché questo è il mio obiettivo, è divertirmi su YouTube a fare video belli belli belli. Quel po' che posso dire, che posso fare. Aspettate un secondo che voglio guardare una cosa. Se vi poggio da un lato, se non me ne cadete, no, così mi cadete. Ok, perfetto. Ci siete? Sì, spero di sì. E niente, allora. Dunque, tra poco dovrò montare quest'altro video. Sta facendo una pioggia allucinante, ma non è così brutta. Come dice mio nonno, una santa pioggia. Perché non sta facendo, almeno spero che non faccia danni. Perché sì, non voglio toccare questo argomento, ma a volte la pioggia non è il massimo, ma questa è una pioggia delicata e limpida e chiara, quindi va benissimo. Non, al momento credo che non stia, anzi non sta facendo male, quindi top. E niente, a parte le mie frignacce che sto dicendo da prima, quindi cosa dire, ieri mi ho messo un profumo che non è un profumo deodorante, molti non l'apprezzano ma a me piace, ed è questo della Bon Bon Malizia, il deodorante che a me piace da matti, è molto buono e mi soddisfa come profumazione. Ve l'ho messo anche dopo la doccia, non nell'ascella ma bensì nella maglia dell'ascella, perché io ho, come si può dire, ho l'ascella delicata e devo stare attenta a quello che utilizzo. Come deodorante invece per proprio ho ancora da utilizzare questo, che non lo voglio buttare perché sono soldi buttati. Si è buttato un deodorante che anche non vi piace, ma lo dovete consumare per forza di cose, a meno che non sia un deodorante che proprio non fa, che non sia al massimo. Ma anche questo, anche se non ha un bellissimo odore, nel senso l'odore non è brutto, però boh, sa di, non dico di, non so neanche di cosa, però non è male, solo che non mi fa profumare abbastanza. Non importa, comunque, quanto c'era di prodotto? 50 ml di prodotto, e questo è della Ven U Thermal ed è molto buono, però c'è qualcosa che non mi soddisfa di questo deodorante, non saprei. Vabbè, pazienza, cosa vi devo dire. Mentre come profumo che sto adorando anche di, che mi hanno regalato i miei zii, è questo che mi avete detto voi, che non mi ricordo, Viva Donna mi pare si chiama, sì, Viva Donna, ed è questo, di Viva la Donna, boh. Poi un altro ancora che mi piace, ed è questo qua, Primo Bacio, di Bon Bon Malizia. Anche questo ha fatto la sua storia, oppure Playboy, anche quello è molto bello, ma non lo possiede, chi se ne frega. Un altro che uso per le lenzuola, ma anche sul pigiama, è quest'altro di Yves Rocher. Questo qua è molto buono. Lo so, voi ne vedete a metà bottiglietta, perché ci vado cauta, perché mi fa un po' allo stomaco, ma non lo metto sempre. Lo metto una volta ogni tanto, è poco. Già. Se domani, ribadisco, è per la giornata, non l'ho detto prima, nell'altro video, no. Lo dico adesso, se domani è bella giornata qui in Sardegna verso le mie parti di Palau, è bello, io provvedo ad andare dall'oculista a farmi fare la montatura, perché ancora sono, come vedete, senza occhiali, quindi vedo quello che vedo e di conseguenza ogni tanto mi succede qualche casino mentre monto i video, ma questo sono dettagli, come dico io sempre. Quindi speriamo bene che mi riesca di fare
di avere di nuovo una montatura, come si suol dire, decente, ma soprattutto di riavere le mie vecchie lenti che avevo da prima, perché tanto la graduazione è sempre la stessa, non c'è bisogno che sto sempre lì a cambiare occhiali qui e quella. Semplicemente sono caduta e potevo andarmi peggio, perché il vetro è vetro e se mi si spacca il vetro mi acceco qualche occhio, non è a caso. Comunque mi è andata di lusso, diciamo, nonostante la montatura da una parte si è rotta, da questa parte si è rotta, ma anche il pezzo qua dove si incrocia col naso, lasciamo perdere, ma no comment, non ci voglio neanche pensare. Comunque niente, ragazze e ragazzi, adesso io vi saluto. Dovrei fare anche il letto, ma non ho voglia, oggi rimando perché tanto sta piovendo, ma almeno però le do una messa a posto così alla buona. E niente, ovviamente tutto off camera. E poi che dire, ci si vede a un prossimo video, che ne dite? Voi, sì, lo so, voi state aspettando ancora i video virali, ma i video virali come li faccio, ragazze? Che non ho idea di come, vabbè, prendere un altro telefono, come il telefono che ho lì dove sta montando, dove sta caricando il mio video, e vi farò da lì il TikTok mentre io guardo il TikTok vi dico mano a mano, passo passo, cosa sto osservando, se cosa vi può andare bene, perché altro non so come fare, non ho il multischermo, quelle robe lì per fare dieta, non è il caso. Quindi almeno che nel montaggio non metto cosa sto guardando, e poi ve lo metto, non lo so, ci devo pensare come fare, perché non è semplice. Già, e niente, quindi che dire, io adesso ci saluto, vi saluto e fatemi sapere se vi piacciono i miei capelli un po' sbarazzini, però mi piacciono così come sono, perché non mi potevo vedere più con la cipolla, cioè con la coda tutta legati a, come si dice, tutti troppo, quindi spero che vi piacciono, nulla, tutto lì. Ho voluto un po' cambiare genere di pettinatura oggi, e niente, il mio outfit è questo che vedete voi. Ho messo la mia, mi giro, vedete come sono, c'ho i pantaloni, non sono pantaloni, è una sorta di tuta. E vabbè, questo è della Brooms, ho preso tantissimi anni fa alla Maddalena, però mi piacciono da morire. Soddisfatto, spero non si sia visto tutto, però forse qualcosa avete visto, non importa. Comunque niente, ragazze, io adesso questo vi saluto veramente, perché si è fatto veramente l'ora di salutarvi. Non dico che devo fare altri video, ma sì, quasi. Vi faccio vedere tutto ciò che sto combinando oggi, cioè minuto dopo minuto, ogni tanto sbarco qualche video, vi sforno qualche video. E niente, io adesso ho in mente di farmi il letto, non che lo faccio del tutto, però almeno lo chiudo per non farle, ho preso abbastanza aria al letto, quindi non lo so, boh. Ok, bene ragazze, adesso vi chiudo il video e ci vediamo alla prossima. Mettete un bel like di supporto, un commentino, iscrivetevi se vi va e attivate la campanella. Ciao, un bacio.